inviati hanno occupato le strade di numerose città questa sera, dopo aver assistito al controverso servizio. Sei in gamba come detective, Jensen. Sei pronto a tornare al quartier generale? Sì, e speriamo che Pritchard abbia trovato quella frequenza. L'hai detto? Jensen, ho un messaggio per te da parte di Pritchard. Dice che non è in ufficio. Bene. Allora cosa dovrei fare esattamente? Non lo so, ma ha detto che dovresti passare dal boss. Sarif? David è uscito un attimo, signor Jensen. Ma entri, prego. Speravo proprio di incontrarla. Darrow, sono sorpreso che tu sappia chi sono. David parla benissimo di lei. Dice che quando servono le abilità di un detective, non c'è nessuno che sia al suo livello. Ha già trovato i suoi scienziati. Cos'altro ti ha detto, David? Nel corso degli anni, molte cose. Ma oggi sono qui come amico e come collega scienziato. La situazione sta degenerando rapidamente, non trova? Tante persone assetate di violenza, l'ONU che viene spinta a intervenire. E tutto a causa della tecnologia che io ho creato. Sono cambiate parecchie cose da allora. Già, infatti. E ora il mio vecchio amico David vuole che guidi tutti alla Terra Promessa. Mi ha chiesto di invitare alcuni membri dell'ONU a Pangea, per convincerli che non abbiamo bisogno di limitazioni. Il progetto di geoingegneristica nell'Artico. Quell'installazione non sarebbe stata possibile senza operai potenziati. E quando sarà completa, il mio buchetto nell'oceano fermerà il riscaldamento globale. Una splendida operazione d'immagine, non trova? Se funziona. Vuol dire... se non ci uccide tutti quanti. Adam.
Sei tornato. Posso parlarti un attimo qui fuori? Raggiungi l'eliporto, figliolo. Devi tornare subito a Engsha. Frank ha rintracciato uno dei GPS. Soltanto uno? Quale? Sevchenko. Però, Adam, abbiamo chiesto un favore alla difesa. Quindi i cospiratori sanno che sto arrivando? Accesso consentito. Il boss ha detto che torniamo a Engsha, giusto? Richard ha rintracciato il GPS di Sevchenko. Se lui è vivo, possiamo sperare che anche gli altri della squadra lo siano. Non ti facevo così ottimista, Jensen. Direi che non possiamo fare altro che sperare. Va bene, d'accordo. Allora siamo pronti? Questo è il momento giusto. Andiamo. Salta su, allora. Male. Spione. Il controllo del traffico di Engsha ci ha tolto i permessi. Ci mandano verso un'altra zona della città. Non mi piace. Immagino che tu non possa ignorarmi. Sì, certo. Ignorare la Cina, devo obbedire. Bravo, ecco 008. Mi dirigo alle coordinate assegnate. Abbiamo un Sam attaccato al culo. Jensen, tutti i sistemi andati. Vieni chi forte, ne avrai bisogno. Stata, Jensen! Malik, abbiamo compagnia. Lo so, ma ho subito dei danni. Devo ripararli prima di ripartire. Ti copro io. Negativo. Tu devi allontanarti da qui e trovare il dottor Sevchenko. Io me la caverò. Sarai un bersaglio facile. Forse sì, forse no. Ma è la tua occasione per allontanarti di nascosto. Lo sai anche tu. Forza, Jensen, vattene da qui.
Ehi, Jensen. Alex. Alex, sei ferita? Sono un graffio, spione. Però temo che... ora dovrai cavartela da solo. Farida. Fagli il culo da partiglia. Jensen, ho controllato le comunicazioni nella zona di Engsha. La Bell Tower ti sta cercando, con cura. Quei bastardi ci hanno teso un'imboscata, Pritchard. Malik non ce l'ha fatta. Oddio. So che, probabilmente, tu vorrai vendicarti. Ma se ti vedono, se ti riconoscono, meglio stare il più lontano possibile. Oh.